Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere appunto come realizzare questo effetto di transizione. Come potete vedere, questo effetto zoom. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Ed ora passiamo al nostro tutorial. Apriamo il nostro Premiere. Io ho importato queste due sequenze, praticamente questa e questa. Ed ora la prima cosa che andiamo a fare è, qua sotto su nuovo elemento, andiamo a fare nuovo livello di regolazione e facciamo ok. Lo prendiamo, lo importiamo al di sopra dei nostri due video, zoomiamo un po', lo andiamo leggermente ad accorciare in questo modo. E poi lo riportiamo una seconda volta in modo da avere due livelli di regolazione. Il primo livello, quello più in basso, lo andiamo a portare praticamente a metà delle nostre due sequenze, ossia dove finisce la prima e inizia la seconda, mentre l'altra la lasciamo così. Ora andiamo su effetti, andiamo a cercare l'effetto replica. Come vedete sotto a effetti video stilizzazione replica, lo prendiamo e lo portiamo appunto sopra al primo livello di regolazione, e come andiamo a vedere ci ha creato questi quattro video in uno, ma noi ne andiamo qui in conteggio, andiamo a mettere 3 in modo da averne 3 e 3 e avere questa centrale che ci servirà appunto per lo zoom. Ora andiamo a inserire un altro effetto, ossia specularità, che è sempre sotto effetto video e distorsione, e lo andremo a importare per ben 4 volte. Ma partiamo per gradi. Allora, lo importiamo la prima volta. In angolo di riflessione andiamo a mettere 90 gradi e lo andiamo a spostare in giù. Vedete, fin da eliminare questa linea, praticamente deve combaciare in questo modo, e questa è la prima. Lo andiamo a importare la seconda volta, questa volta andiamo a mettere meno 90, come vedete c'è lo specula al di sopra, e andiamo a fare la stessa cosa, lo andiamo a tirare in su. Finché non combaciano queste due specularità. In questo modo. Ora lo andiamo a importare una terza volta. Questa volta gli andiamo a mettere 180. E adesso, interagendo sull'altro asse, lo andiamo a spostare. Praticamente fino a portare questa linea pari al video qua. Stando attenti appunto di non andare oltre, quindi cerchiamo di eliminare quella linea in questo modo. Ora lo andiamo a importare per l'ultima volta, sempre sullo stesso livello di regolazione. E questa volta li andiamo a mettere 3,60. Praticamente fa un giro completo. E anche qui lo andiamo a spostare fino a far combaciare queste due parti. In questo modo. Questo comunque rimarrà sempre, se ci fate caso, il nostro video iniziale, ossia quello centrale, quello che avremmo escludendo tutte e quattro le specularità. Praticamente rimarrebbe questo. Vado a riattivare il tutto,
Ora ci portiamo all'inizio della sequenza del livello di regolazione, selezioniamo il secondo livello di regolazione e andiamo a cercare l'effetto trasforma, sempre sotto a effetti video, distorsione, trasformazione. Lo prendiamo e lo andiamo a mettere qua. Ora, sempre rimanendo nel mezzo delle due sequenze, ci spostiamo di 5 o 6 fotogrammi verso sinistra, quindi 1, 2, 3, 4, 5, io faccio 6, e andiamo a spuntare il marcatore della scala e lo lasciamo a 100%. Ci riportiamo in mezzo, per comodità selezioniamo il secondo livello di regolazione, ci spostiamo tutto a sinistra, torniamo sul primo e questa volta ci spostiamo di 6 fotogrammi verso destra, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e in scala andremo a mettere 300%. Praticamente la nostra immagine adesso risulta a schermo intero. Qui sotto andiamo a deselezionare uso angolo otturatore e come angolo otturatore gli andiamo a dare 360. Praticamente ci creerà questo effetto di sfumatura, come potete vedere. Ora, se noi andiamo ad aprire qui la freccetta su scala, selezioniamo questa curva che praticamente sarebbe l'effetto di scala che gli abbiamo dato, andiamo a modificare portandola a una specie di montagna in questo modo, per dargli un effetto un po' più fluido. Anche qui andiamo a modificare un po' per rendere il tutto un po' più fluido, in questo modo. Ora io vado a fare un rendering dei due livelli di regolazione e una volta finito il nostro risultato risulterà questo qua. Quindi da questa parte ci compare questa. Questo è il nostro effetto zoom. Bene, per questo tutorial è tutto, vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video, commentate per qualsiasi cosa, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!